Ciao a tutte, nuovo video. Allora, insomma, ho fatto un po' di pausa questi giorni, ho comunque creato. Poi, siccome non stavo bene con la schiena, insomma, questa cosa già la sapete, poi registrerò un video e vi faccio sapere perché ho fatto la risonanza, così so con certezza che cosa ho, insomma, sulla schiena. Questo è il problema. Per risolvere un po' questa situazione, perché non riesco a stare tanto seduta, a stare con la testa piegata, insomma, per creare, non è facile. Però tanta voglia, un disastro. Dopo vi faccio una foto, ve la faccio vedere che cosa ho su questo tavolo. Un disastro. Sono riuscita a fare poco, pochissimo. Allora, la mia idea questa volta è stata di creare un orecchino, insomma, abbinato con un po', con delle perline. Però vi volevo dire che ho usato, abituata a usare gli aghi. Prima vi faccio vedere la creazione. Questo è il filo che non c'entra nulla, lo stacco. Aspettate un attimo, senza che faccia 200 tagli. Ecco qua. Uso io gli aghi della, questi qui, vi faccio vedere, della Tulip, questi, numero 10. Mi trovo benissimo sia quelli lunghi che quelli corti, ma questi qui che ho usato da tempo, anche il Miyuki, non li uso più, ne ho fatti pochi, però mi sono accorta che non ho gli aghi per le perline, il numero 12, il numero 13 per le microperline, insomma, devo fare un piccolo ordine. Però adesso che ho provato un ago che non è della Tulip, mamma mia, non riuscivo neanche a lavorare. Ormai mi sono abituata con quelli che non si rompono, non si piegano. Infatti si è rotto su questo ago qui, questo, vabbè, questo no, un altro, insomma, mi si è proprio piegato, rotto, insomma, un disastro. Allora vi faccio vedere la creazione che ho fatto. È questa. Non ho inventato nulla perché di schemi di questo piccolo bocciolo, tulipano, insomma, piccolo fiore, come lo vogliamo chiamare. Ce ne sono tantissimi di schemi su internet, per cui ce ne sono di tutti i tipi, grandi, piccoli, insomma, io l'ho semplicemente alcune cose, insomma, ho sistemato in base a come lo volevo fare, però poi alla fine i schemi ce ne sono 200.000 perché non ho inventato niente di questo qui. E volevo fare anche un tutorial di questo perché tanto comunque non so se si possa fare, ma ci sono proprio pubblico e tantissimi tantissimi schemi di questo, perché non è che è stata inventata l'acqua calda. Tra quelli cinesi, polacchi oppure siti, ecco, siti russi, ce ne sono tantissimi, insomma, potete copiazzare come volete. E qui non l'ho fatto, cioè non l'ho inventato io questo, ci tengo a dirlo. Allora, volevo terminare l'orecchino, ma se termino l'orecchino passano altre 2 settimane, per cui faccio il video fra 30 giorni. Allora ho detto è meglio che oggi lo faccio, non so nemmeno se la luce va bene, ho detto è meglio che oggi registro, comunque una bella giornata, lo faccio vedere. Poi quando le ho finiti, comunque non so se devo fare qua ancora altre rifiniture, le ho finiti, allora poi vi faccio un altro video delle creazioni del mese, perché comunque devo finire anche quell'altro. Cioè, vi dico che questo qui che avevo fatto tempo fa sta ancora qui e il secondo ancora è qui. Ecco, cioè, vi faccio vedere tutti i pezzi che ho qua sul tavolo, sicuramente anche il vostro. Io sarei curiosa di fare anche sulla mia pagina Facebook Dolci Riflessi, di mandare le foto del vostro tavolo. Cioè, io metterò la mia, sono curiosa se mettete mi inviate le vostre foto di come è combinato il tavolo e quanti lavori iniziati. Vi faccio vedere anche quest'altro che ho iniziato, che questo è un ottone spettacolare che volevo metterlo anche qui, insomma, va bene. Iniziati e non finiti. Mamma mia, io sono veramente, vabbè, già disordinata di mio. Io nel mio disordine trovo il mio ordine, questo è. Allora vi faccio vedere da vicino. Allora, non ho fatto niente di che, ho messo questi sono dei cabochon, ma in vetro, questo non è Swarovski, con dei mezzi cristalli. Questi sono Swarovski. E ho voluto su questa parte qui renderlo un po' mosso, cioè non metterlo proprio, vediamo se riesco a farlo vedere bene,
Io mi alzo in piedi perché ho messo la camera strana. Ecco, allora non sono messi in fila, ma ho deciso di metterli come un zig zag in questa maniera qui per rendere un po' di movimento un po' diverso. Ancora ci sono i fili e questo mi piace tantissimo. Volevo completarlo sopra, metterci le foglie, volevo fare tantissime cose. Poi alla fine, siccome con la schiena non va tanto, non riesco a stare tanto con le perline, l'ho lasciato così. Per il momento creo casomai un qualcosa in sutace un po' più ricco, ma infatti lo voglio finire, che non credo che sia definitivo questo, ma qui non si vede bene il colore. Ecco, così si vede benissimo il colore. Perfetto, perché è un bell'oro con del bronzo, poi ho messo questo in mezzo cristallo e madreperla centrale. Mi piace tantissimo. Io adoro gli orecchini lunghi, io penso che questo si può indossare in qualsiasi momento, vedete? Carino, infatti ce lo mette una campanella, ho detto ma poi uno diventa matto con l'umore. Vi faccio vedere il retro prima che chiudo tutto l'orecchino, che lo rifinisco bene, poi indecisa se mettere qua una monachella oppure no, lasciarlo col perno dietro. Insomma, se avete anche qualche consiglio lo accetto. Allora qui ho fatto, è tutto cucito, perché poi alla fine mi dicono che io incollo tutto, c'era sempre la discussione delle colle, ma incollo e cucio tutto, vedete qua, perché ho fissato dei fili. Di solito non lo faccio mai, cerco di essere ordinata dietro il più possibile, ma alla fine ci si mette quella bella toppa e si rifinisce il tutto. Mi piace veramente tanto. Ecco, se lo metto qua cambia colore, però va bene. Non ho creato di più. Queste campanelle le ho fatte anche di color, stavo finendo di farvele vedere, se qua non ce l'ho, no, e ho usato come, ecco, le Rokai numero 11 della Togo, queste veramente molto molto belle, infatti hanno un effetto molto carino, molto carino. E fatemi sapere se posso fare, io penso che il tutorial lo posso fare, perché comunque ci sono, guarda, veramente anche schemi cinesi ce ne sono minimo 5.000, eh. Anche con della piccola variazione si può fare, come dei fiori. I fiori ne sono 250 milioni, fatti con le perline, i fiori, i boccioli, di tutto, di foglie, insomma. Io penso che si possa fare questo, il tutorial, anche per non farvi impazzire, andare a cercare, casomai modificarle un po' qui, mettere la foglia e rifinirlo. Questo sì. E cosa volevo dirvi? Ah, qui sono messo i mezzi cristalli qua sotto, da questa parte qua mezzi cristalli, e questi tutti Swarovski. Lo voglio finire, questo lo voglio terminare perché non lo lascio così. Questi, ecco, vedete che sono i mezzi cristalli che ho usato, delle gocce, ne ho tantissime. Ho scoperto che da quando ho fatto il trasloco, ho scoperto tanto di quel materiale che ho detto mamma mia, non lo finirò mai. Infatti non acquisto, per il momento non acquisto più nulla, giusto, ecco, che devo riacquistare i fili e gli aghi, questo sì lo devo fare assolutamente, ma non voglio più acquistare niente in modo più assoluto. Sto usando questi qui della Togo, che ce ne sono tantissimi, che avevo tanti pacchetti, ma non, vabbè, non ce l'ho qui davanti, anche questo colore che è bellissimo, queste Milk, che le trovo spettacolari per fare questi insomma boccioli, io li chiamo boccioli, o che li chiamo tulipani, insomma se fate una ricerca, insomma hanno 12 milioni di nomi diversi, e anche sono diversi con le perline, come vengono strutturati. Poi vi volevo dire che comunque ho fatto già dei piccoli schemi già pronti di solo perline, perché mi è stato richiesto, Luana, dice, io adoro il sudace, ma non faccio sudace, solo perline. Cioè, prima facevi tantissimi tutorial di perline, cioè ora non li fai più. È vero, questo è vero. Per cui riprenderò anche con le perline. Ho dei tutorial, insomma, dei orecchini, che sapete che io adoro gli orecchini, tendo a fare più gli orecchini che i ciondoloni. Se no, quando faccio i ciondoli, sono ciondoloni di mezzo chilo, io li faccio enormi, mezzo chilo di perline. Poi ho visto che sono uscite tantissime perline, proprio tantissime, di tutti i tipi. Io non ho nulla tipo di delle cose nuove, ho giusto le Super Duo. Sono rimasta indietro di 2 anni. E
non intendo comprare le perline nuove, perché comunque se faccio uno schema, poi casomai me lo fate sapere, faccio uno schema con perline nuove, obbligo comunque a molte persone di fare acquisti per poter fare un determinato schema. Qui il prossimo schema sarà semplice con perline, con le Delica, con le Rokai, Swarovski, mezzi cristalli, insomma, giriamo su questo in maniera che diamo l'opportunità a tutti di poter creare. Poi al limite acquisto, casomai consigliatemi qualche perlina carina, insomma, che va in voga adesso. Io sono rimasta indietro, ecco, sto andando via il sole. Sono rimasta indietro, oggi ho chiacchierato tantissimo, un piccolo orecchino, fatemi sapere se vi è piaciuto. Vi informo che ho la pagina Facebook Dolci Riflessi, poi io non sono capace a mettere all'inizio, senza che ve lo dico a voce, ma come, non so come si dice, a mettere il nome sotto con il link dove potete cliccare. Purtroppo ve l'ho detto, sono rimasta indietro. Comunque, cioè, sulla pagina Dolci Riflessi mi trovate anche su Instagram, sempre Dolci Riflessi. Io vi do un bacio a tutte. Fatemi sapere se vi è piaciuto, mettete un pollice su, un pollice giù, come vi pare a voi. E un bacione a tutte e al prossimo video vi farò sapere della risonanza o quanto chiacchierò oggi. Sicuramente faccio un altro video. Quando mi prendo a chiacchierare a me è finita, non mi fermo più. Un bacio a tutte, vi mancate, ciao!